grazie a un Commodore 64 sempre acceso, all'epoca non esisteva internet, ci fu un giro di messaggi fra me, un radioamatore di Milano, altri due radioamatori di Bari, quindi nord e sud, e noi volevamo fare il club con l'EP, anche noi, allora siamo in quattro e cominciamo. E così è nato il club con l'EP, col Commodore 64 sempre acceso a casa mia. La BBS all'epoca riceveva 30-40 messaggi al giorno, ma basta, non c'è bisogno, grazie. Ecco, chiaramente all'interno dell'Associazione dei Radiomotori Italiani il QRP era una mosca bianca, e quindi la mia presentazione di oggi vuole ripercorrere un po' le tappe di cosa è stato fatto, di cosa abbiamo fatto. Ci saranno degli appuntamenti importanti come il giorno del QRP Rexpert, che è un'iniziativa secondo me lodevole, anche perché magari i nuovi radioamatori, quei pochi che ci sono oggi, non rispettano le frequenze, nemmeno sanno che esistono, nemmeno sanno che esiste una frequenza QRP dedicata all'SSB, per esempio, non solo al CW. Cominciamo. Ecco, negli anni 80, quando ho iniziato io, la situazione era questa, c'era l'Ari che era l'elefante e chi faceva il QRP era il popolino. Era questa la situazione, cioè fondamentalmente io all'epoca ero nella sezione aria di Milano, poi sono stato in quella di Bergamo, quindi tutto quello che era un po' così, non faceva numero fondamentalmente, tutto quello che non faceva numero era messo un po' da parte, valeva per il QRP, valeva per tante altre cose, insomma, anche per i modi digitali, cioè negli anni 80 se andavi in sezione a Milano e parlavi di packet eri un eretico fondamentalmente, perché questa, chiunque facesse qualcosa di diverso dalla massa. Ecco, negli anni 80 c'era questo brutto modo di dire che la vita era troppo corta per il QRP, my life is too short for QRP. Per fortuna il club nasce, si diffonde, era un po' un discorso proprio di vera e propria militanza, e abbiamo iniziato a fare, nel momento in cui mi sono trasferito a Bergamo, dei giornalini, poi se qualcuno vuole una copia sono qua, tutto in modo abbastanza regionale, però fondamentalmente eravamo già arrivati a 400 iscritti, quindi di questo giornalino io, mia moglie e i miei figli la sera, fotocopie, spedizione, buste, è tutto fatto da noi, la quota di iscrizione era minima, quasi praticamente volontaria, spendevo 200.000 lire, 300.000 lire di fotocopie che venivano pagate dalle quote, e poi il lavoro ovviamente era tutto gratis. Grazie poi alla collaborazione di tante sezioni, quindi c'è prima di tutte la sezione di Brescia che ci ospita oggi, la sezione di Bergamo, la sezione di Sanremo, quindi a livello, fra virgolette, periferico il QRP aveva il suo spazio, a livello centrale non gliene faceva niente nessuno. Quindi in quegli anni, parliamo dell'84, abbiamo cominciato a diffondere questa cosa, anche perché io ero stato dal Mario Ambrosi all'epoca, gli portai un CD e gli dissi: ascolta, ma incomincia a fare qualche articolo sulla rivista del QRP. Sì, mai visto. Quindi eravamo un po' dei pionieri. Cosa succede negli anni 90? Negli anni 90 fondamentalmente bisognava costruire. Questa era un'impronta molto forte all'interno del mondo del QRP. Perché? Perché non esistevano apparati che poi sono arrivati dopo, quindi chiaramente la telegrafia la faceva da padrona. Negli anni 90 io e un altro amico matto di Bergamo incominciamo a fare dei kit bruttissimi, incasinatissimi, ne abbiamo fatti una decina, siamo riusciti a venderne anche 5, quindi insomma questo è stato il risultato, chiaramente. Però l'idea era quella di accompagnare la gente a fare autocostruzione fondamentalmente. Infatti all'Ari di Bergamo abbiamo fatto delle serate di autocostruzione che si facevano qui anche all'Ari di Brescia, quindi chi sapeva usare un po' il saldatore si cominciava con una cosa semplice, con uno schemino, un trasmettitore quarzato, eccetera, eccetera. Quindi si è cercato di convincere i radioamatori a prendere in mano il saldatore. Ecco, chiaramente in quella situazione lì il 90% dell'attività QRP era solo telegrafia, già anche perché costruire un trasmettitore in funi era il periodo più complicato. Io li definisco i missionari, quindi diciamo che i missionari del QRP fondamentalmente il 50% di loro costruiva la radio, perché non c'era altro da fare, insomma,
anche cose molto semplici. Io ho imparato quello che so grazie a radioamatori più bravi e più esperti di me che mi hanno insegnato, e questo dovrebbe essere un po', secondo me, il life motive del nostro essere radioamatori. Quindi io so fare qualcosa in più di te e te la insegno. E in più, grazie ai kit di aziende inglesi che adesso non esistono più, li vendevano a Circuit in Inghilterra, compravi un kit, lo montavi, facevi un sacco di cappellate, andavi dall'amico più esperto e dicevi: perché non funziona? E lui diceva: scusate, no, pirla, hai scambiato un condensatore ceramico con un elettrolitico. Quindi insomma, si iniziava così. Quindi c'era questo comunque mondo piuttosto vivace. La strumentazione per costruire spesso era un tester, se avevi l'oscilloscopio erano di quelli ricchi, e l'analizzatore di spettro era un sogno. Io ho comprato il mio analizzatore di spettro 10 anni dopo che avevo costruito l'ASI. Quindi negli anni 90 questa era la situazione: cercare di fare tanto con poco. Non esisteva l'FT817, la telegrafia era chiaramente la faceva da padrona, anche perché sapete benissimo che con pochi milliwatt si fa il giro del mondo. Poi succede una cosa diversa negli anni 2000. Allora, sempre il sottoscritto, gli viene un'idea malsana, che è quella di portare in Italia il SOTA, che non è un'idea mia, l'ho preso dagli inglesi, no? E ho cercato chiaramente di unire questi due mondi, il SOTA e il QRP. E il matrimonio, direi che per parecchi anni ha funzionato, ha funzionato anche molto bene. Quindi porto in Italia il watt per miglio, porto in Italia il SOTA, creo dei manager regionali, cominciamo a fare attivazioni in montagna, quindi la pattuglia dei pionieri è nata a Bergamo, e nel giro di un anno in tutta Italia si andava in montagna con un FT817 e si faceva QRP sia in HF che in VHF superiori. 1000 attivazioni non sono poche, perché poi, considerato che poi si incominciano a vedere gli articoli del SOTA sulle riviste negli ultimi 2 anni, a 6 anni della sua nascita. Quindi formo un gruppo, si ottiene un discreto seguito, e la grande differenza fra noi e gli inglesi è che noi siamo QRP. Perché? È semplice, perché se chi partecipa a questo programma è un amante della bassa potenza, il mio serbatoio è quello. Cioè, quindi non avrei mai potuto pensare, anche per motivi tecnici e logistici, di andare in cima a una montagna e sparare fuori 100 watt. Quindi chiaramente in questa cosa la nascita degli apparati commerciali ci ha dato una grande mano, come l'FT817, e qui c'è buon Attilio. Non Attilio ha fatto veramente tanto. Questa foto è stata fatta qui a Montichiari, al premio del contest Leonesse. Attilio se ne va, praticamente ci lascia a dicembre, e una settimana prima io ricevo la sua cartolina di auguri. Di Attilio ho tutto, perché mi ha sempre scritto lettere, ha scritto a mano, ho tanta di quella documentazione che potrei farci un libro. E ancora, è ancora qui, non sembra una persona malata, mentre in verità Attilio era già più di un anno che soffriva. Ho ricevuto delle sue lettere che doveva andare in montagna con la Badante. Poi lasciamo perdere tutte le stupidate che si leggono sui forum, Fidenza, eccetera, eccetera, perché ci sono persone che hanno fatto parte della nostra squadra che vorrebbero cancellare tutto con un colpo di spugna. Invece, secondo me, bisogna ricordarsi di tutto il lavoro che è stato fatto. Quindi il SOTA e il mio sito praticamente decollano. È chiaro che per me è stato un vero e proprio lavoro, perché mantenere un sito internet e arrivare ad avere 6.000 download al mese, 6.000 download al mese. Il più cliccato, più scaricato era un numero che aveva una bellissima ragazza, ovviamente in copertina, però come che sarà, come al solito, però effettivamente è stato, vedere da un sito proprio artigianale scaricare 6.000 numeri. E un giorno ero a Bergamo e parlavo di questa cosa e mi dicono: ah, ma tu sei quello di Radio Ventura.it? Sì. Ah, ma
sai che io scarico tutti i tuoi bollettini? E sei un radioamatore? No, sono un professore di elettrotecnica, le do ai miei ragazzi in classe per fare qualche cosa. Ah, io sono rimasto lì. Cioè, quindi, io sono un autodidatta, ho fatto il liceo scientifico. Ecco, quindi questa cosa, QRP più montagna, esplode e praticamente ci sono 54 attivatori, significa che abbiamo 54 radioamatori che in tutta Italia vanno su 1000 montagne e trasmettono in QRP. Il commento più bello di quegli anni che mi hanno fatto è stato: se non ci foste voi, alla domenica in VHF non avrei nessuno da collegare, perché praticamente andavano in cima alla montagna con 500 milliwatt in 144, 432. Diego è uno dei miei discepoli preferiti, abbiamo fatto un po' di attivazioni insieme ed è nata questa cosa, chiaramente. Ha portato secondo me a un discreto risultato, perché ha diffuso anche un po' la cultura del QRP. Quindi stiamo parlando